Floride Grassi si è dimessa. Molise senza commissario alla sanità per la successione in pollo il governatore Toma. Coronavirus, donna di 36 anni di Guglionesi, trasferita da malattie infettive a terapia intensiva. Trasporti, solo due corse per raggiungere Roma. Primiani, 5 Stelle attacca la regione, offesa ai molisani, l'assessore Pallante, scelta del ministero. Fortemente inquinate le foci dei fiumi Sinarca e Trigno e quanto emerge dal report di Goletta Verde, che oggi ha fatto tappa a Termoli entro i limiti di legge la spiaggia di Sant'Antonio. Presentato il progetto del nuovo ospedale di Vasto, la rabbia di Roberti, c'è un disegno ben preciso, per questo si denigra il San Timoteo, gli accordi di confine, aggiunge il sindaco, sono stati già firmati ma non ce lo vogliono dire. Coltivava marijuana sul balcone di casa, 52enne di Campobasso denunciato dai carabinieri, mano d'opera in nero, blitz della polizia, degli autolavaggi di Isère. Infine lo sport, il calcio. Domani al Romagnoli, amichevole tra Campobasso e Avellino, in attesa di rinforzi in attacco, Cudini punta sui fedelissimi e suona la carica, la nostra forza è l'entusiasmo, il Vasto Girardi completa la difesa con Montuori. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione. In apertura c'è una notizia clamorosa, l'avete sentito dai titoli, la commissaria ad acta per il rientro del debito sanitario del Molise si è dimessa. Flori De Grassi era stata nominata 4 mesi fa, motivi personali alla base della decisione, anche se la manager sarebbe delusa per le poche risorse a disposizione per rilanciare un settore, quello sanitario, in grande difficoltà. La lettera di dimissioni è già stata inviata al ministro Speranza e al presidente della regione Donato Toma, che a questo punto potrebbe essere in pole per la successione. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso non è più Covid free, questa mattina infatti è stata trasferita in rianimazione la 36enne di Guglionesi che era ricoverata in malattie infettive. La donna non aveva ancora ricevuto il vaccino, il ricovero in Contrada Tappino lo scorso 17 luglio. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate, ha riferito a Teleregione il responsabile di terapia intensiva, il dottore Romeo Flocco, ed è stato necessario procedere con una terapia invasiva. Rianimazione era Covid free da 2 mesi. Il mese di luglio ha segnato l'inizio della quarta ondata epidemica in Molise, la variante Delta è predominante, lo dicono i dati della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità e lo studio del dottore Massimiliano Scutellà, responsabile del laboratorio di microbiologia del Cardarelli. Dal 10 luglio 80 contagi di variante Delta e tra i contagiati anche molti adolescenti, tutti i particolari li ascoltiamo dal servizio. Da un lato la variante Delta, che ormai è presente in forma assoluta, dall'altro il rischio basso, unica regione della penisola, per le altre moderato, con Campania e Sardegna che rischiano di finire in zona gialla. Il Molise sta meglio delle altre regioni, lo dicono i dati diffusi dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, dati quelli nazionali da affiancare allo studio realizzato dal settore di microbiologia e diagnostica molecolare dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il monitoraggio a partire dal 1 luglio segna un drastico cambiamento nella rilevazione delle varianti in seguito alla diffusione di cluster epidemici in alcuni comuni, soprattutto a Guglionesi, dove un ampio focolaio epidemico da variante Delta genera un notevole numero di contagi. Ad essere contagiate sono un po' tutte le fasce d'età, tuttavia si legge nella relazione a partire dal 10 luglio è evidente un cambiamento epidemiologico della diffusione dell'infezione, soprattutto nella fascia dei giovani adolescenti fino a 18 anni in cui la variante Delta si diffonde con incidenza maggiore. Il mese di luglio, conclude il dottore Massimiliano Scutellà, responsabile del laboratorio di microbiologia del Cardarelli, segna l'inizio della quarta ondata epidemica e l'ingresso in Molise della variante Delta. Il numero dei contagi, 80, rimane contenuto nonostante le caratteristiche di maggiore trasmissibilità della Delta, 10 volte superiore alla variante Alfa. L'incidenza contenuta è dovuta
tutta la stagione estiva favorevole che permette una bassa trasmissione delle infezioni e al grado di copertura vaccinale che garantisce alla popolazione una resistenza immunologica alla diffusione del virus, quadro molisano che si incastra, seppur con dati migliori, con quello del resto della penisola. Questa settimana sale ancora l'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese, che si fissa intorno a 58 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT purtroppo è in aumento ed è intorno a 1,57, quindi ben al di sopra dell'unità. Per fortuna però il carico sulle strutture sanitarie rimane basso e il tasso di occupazione in area medica è intorno al 3% e quello delle terapie intensive intorno al 2%, quindi ben al di sotto della soglia critica. Naturalmente la variante Delta, molto trasmissibile, è quella ormai predominante nel nostro paese, per cui bisogna in questo periodo di vacanze mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla prudenza e soprattutto correre, per chi non l'abbia ancora fatto, a vaccinarsi. Allora ci occupiamo di trasporti. Ormai da più di un mese i molisani che vogliono raggiungere Roma in pullman hanno a disposizione solo due corse. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani attacca la regione, un'offesa ai molisani, scelta del Ministero, la replica dell'assessore Pallante. Sentite il contributo firmato da Samantha Ciarla. Invece di aumentare i collegamenti, si tagliano le corse. Ormai da più di un mese tempi duri per i pendolari molisani che devono raggiungere la capitale. Per chi vuole recarsi a Roma da Campobasso utilizzando un pullman, infatti, dallo scorso 14 giugno c'è una corsa in meno, perché l'azienda di trasporto pubblico ATM ha cancellato la partenza delle ore 9.30. Una decisione che il consigliere regionale pentastellato Angelo Primiani ha definito inammissibile, una vera e propria offesa ai molisani, attuata peraltro nel silenzio più totale della regione. Sono passate ormai diverse settimane da quando la tratta autobus Campobasso-Roma delle 9.30 di mattina è stata cancellata. Tutto ciò è avvenuto nel silenzio tombale da parte della Regione Molise, che non ha proferito parola in materia. È vero che parliamo di una tratta non finanziata direttamente da fondi pubblici della Regione Molise, ma è altrettanto vero che la Regione Molise e l'assessorata ai trasporti hanno il dovere di tutelare tutti quei molisani che quotidianamente e settimanalmente hanno necessità di raggiungere la capitale per motivi di lavoro, per motivi di studio, ma anche per turismo. È inaccettabile, ancor di più se consideriamo che la tratta ferroviaria Campobasso-Roma attualmente è chiusa per lavori di elettrificazione. Sarebbe opportuno non cancellare le corse alternative, ma aumentarle, e tutto ciò dovrebbe essere gestito e coordinato dalla Regione Molise, che invece ancora una volta si mostra totalmente assente e distante dai problemi dei cittadini molisani. Pronta la replica dell'assessore al ramo Quintino Pallante, che ha puntualizzato come il taglio della corsa sia dipeso da una decisione presa a livello centrale, perché parliamo di una linea di competenza del Ministero. Una risposta che naturalmente non soddisfa il Movimento 5 Stelle locale, che dimostrerebbe ancora una volta come la Regione non abbia un peso nelle scelte attuate a livello centrale. Facciamo un break con la cronaca. Coltivava marijuana sul balcone di casa, denunciato 52enne di Campobasso, trovato in possesso di diverse piante. Durante una perquisizione presso il domicilio al pregiudicato, dicevamo 52enne di Campobasso, sono stati trovati 4,5 grammi di marijuana e un grammo di hashish. La successiva perquisizione presso la residenza, invece, sempre a Campobasso, in un plesso popolare e attualmente inagibile a causa di un incendio che aveva interessato l'appartamento del piano inferiore, durante questa ulteriore perquisizione invece i carabinieri hanno trovato 4 piante di cannabis in piena fioritura, dell'altezza di circa 1,80 m, poste dietro alla vetrata della veranda del balcone per garantire la luce solare agli arbusti, nel contempo evitando che venissero notati dalle forze dell'ordine. L'uomo ha tentato di giustificarsi dicendo che era per uso personale, ma è stato denunciato dai carabinieri. Fortemente inquinate le foci dei fiumi Sinarca e Trigno, è quanto emerge dal report di Goletta Verde, che oggi ha fatto
tappa a Termoli, entro i limiti di legge invece la spiaggia di Sant'Antonio, dove è stato effettuato il terzo prelevamento, dove c'è stato il terzo campione prelevato. Sentite tutti i particolari dal contributo. Salpata da Genova, Goletta Verde 2021, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane ha fatto oggi tappa a Termoli, dove sono stati resi noti i risultati dei prelievi e delle analisi eseguite dai tecnici e volontari di Legambiente. La Goletta è partita inizio luglio da Genova e terminerà il suo viaggio in Italia a metà agosto a Trieste. E oggi siamo qui per la decima tappa in Molise della 35esima edizione di Goletta Verde. Sta andando bene, stiamo parlando anche se purtroppo noi dobbiamo necessariamente parlare di quelle che sono le ferite ambientali del territorio e quindi oggi principalmente ci troviamo in Molise a raccontare quelli che sono i risultati del monitoraggio delle acque della costa del Molise. Secondo quanto emerge dai risultati, non riservano purtroppo sorprese le foci dei fiumi Sinarca e Trigno, che continuano a destare preoccupazione in quanto presentano anche in questa edizione un forte inquinamento. Entro i limiti di legge, la spiaggia di Sant'Antonio a Termoli. I nostri volontari e volontari locali sul territorio hanno monitorato tre punti critici in Molise e ben due di questi tre punti sono risultati fortemente inquinati. Quindi non bene, perché non si stanno facendo i passi così velocemente come dovrebbe essere fatto. Quindi dobbiamo accelerare assolutamente l'efficientamento dei nostri sistemi di depurazione. Voci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge, è stato puntualizzato in conferenza stampa, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta all'insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che attraverso i corsi d'acqua arrivano in mare. Da qui l'appello della Presidente Legambiente Molise Emanuela Cardarelli a lavorare sulla loro depurazione. Bisogna capire dove è il problema, andare nell'entroterra e lavorare sulla depurazione, che è il tema principale del problema dell'inquinamento a mare. È stato presentato ieri pomeriggio il progetto del nuovo ospedale di Vasto. La rabbia di Roberti, si denigra il San Timoteo, c'è un disegno, dice, e gli accordi di confine sono stati già firmati, ma non ce lo vogliono dire. Così conclude il sindaco di Termoli, si impoverisce tutto il territorio. Sentite. 230 posti letto e altissima tecnologia, progettazione innovativa strutturata su percorsi distinti per infettivi e non, è il progetto del nuovo ospedale di Vasto presentato dall'assessore regionale alla salute della regione Abruzzo Nicoletta Veri e dal direttore generale dell'ASL Thomas Schell. Nuova struttura che accoglierebbe anche pazienti di Termoli e del Basso Molise, con la stipula di accordi di confine che metterebbero in ginocchio il San Timoteo di Termoli. A questo punto credo che sono stati già formalizzati e che non ce lo vogliono dire, quindi si dimostra che tutti quegli attacchi che venivano fatti durante il coronavirus sul San Timoteo erano solo e esclusivamente pretestuosi. Noi dobbiamo e abbiamo dimostrato che i nostri medici, durante il momento più critico della pandemia, il nostro ospedale era stato trasformato in un ospedale Covid, che ha dimostrato capacità soprattutto di curare tanti pazienti. Per il sindaco Francesco Roberti c'è un disegno ben preciso. Ma io credo che ci sia una cecità politica su questo argomento, perché non si rendono conto che non è un fatto di campanilismo o di pretendere di avere l'ospedale sotto casa, è proprio un fatto di sviluppo di un territorio. La carenza di medici è già stata dimostrata, che in qualche maniera, quando si fanno i bandi, questi medici, considerato che il Molise ha l'ASL unica, non vengono qui in Molise, quindi dopo la chiusura del punto nascita di Termo ci sarà la chiusura di altri reparti e a seguire andrà in difficoltà anche il Cardarelli. Il tutto nel silenzio assordante della politica regionale. Io vedo un silenzio assordante e questo fa paura. Se Termoli si sviluppa, si ha la possibilità di mantenere nell'Alto Molise quei servizi essenziali. Un disegno, secondo il sindaco, che parte da lontano e che andrà ad impoverire l'area di Termoli con la soppressione di servizi essenziali come quelli sanitari.
era già in programma perché io appena mi sono insediato nel 2019 fui chiamato dall'allora direttore generale Sosto che mi comunicava che bisognava chiudere alcuni reparti dell'ospedale di Termoli per carenza di medici e che in futuro, secondo il piano operativo sanitario 2015-2018, ci sarebbero stati degli accordi di confine con la vicina Vasto. Allora torniamo sullo sfratto dell'associazione Città Invisibile dai locali di Piazza Olimpia a Termoli. L'assessore alle politiche sociali del comune Silvana Cicciola ha riferito in consiglio comunale di aver individuato la soluzione assieme ad una delegazione della stessa Città Invisibile. In accordo col sindaco Roberti, vale a dire un'area in cui realizzare una nuova struttura. A inizio luglio la notizia dello sfratto imminente per lavori di ristrutturazione aveva gelato sia i volontari che i fruitori del servizio. Durante l'ultima assemblea pubblica i volontari hanno confermato l'apertura di un dialogo con il comune, al quale era stato chiesto di trovare una soluzione alternativa, un terreno, una struttura o altro dove continuare a offrire questo servizio. L'auspicio è che la soluzione alternativa si concretizzi al più presto. Torniamo alla cronaca. L'ufficio immigrazione della Questura di Isernia ha identificato 24 lavoratori tra cittadini stranieri ed italiani impiegati in attività di autolavaggio presenti sul territorio. Tre gestori di tre diversi autolavaggi sono stati denunciati in procura per inadempienze contributive. Si tratta di cittadini extracomunitari residenti a Isernia, due pakistani di 35 e di 34 anni ed un bengalese di 23 anni che hanno avuto alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e quindi non regolarmente assunti. Inoltre i tre gestori sono stati anche segnalati per violazione amministrativa del caso ai competenti uffici della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Territoriale del Lavoro. Autorimessa in fiamme in una contrada di Cerce Maggiore, in azione i vigili del fuoco di Campobasso che hanno evitato il peggio, portandosi sul posto con una APS e due autobotti. Sono state danneggiati diversi automezzi che erano presenti sul piazzale. Le cause dell'incendio sono da accertare e dunque al vaglio degli inquirenti. Cambiamo argomento, implementare la caccia di selezione con la sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte, ma si abbandoni l'ipotesi della sterilizzazione farmacologica. Così il dottor Liberatore, veterinario dell'ASREM, sull'emergenza cinghiali in Molise lo ha intervistato per noi Nicola De Santis. L'incremento incontrollato della popolazione di cinghiali sul territorio molisano è ormai una calamità per gli agricoltori ed inizia a causare gravi problemi anche agli automobilisti. Mentre si susseguono riunioni tra tutte le istituzioni coinvolte nella problematica, il dottor Antonio Liberatore, veterinario della ASREM, prova a spiegare ai telespettatori di Teleregione il boom demografico degli ungulati. Quando sono state operate la introduzione, reintroduzione, ripopolamenti, chiamiamoli come vogliamo, i cinghiali, questi sono arrivati da regioni e dai luoghi più disparati, contribuendo a creare quella sorta di variabilità genetica che, come dicevamo, è alla base del successo evolutivo di questa popolazione. Nel senso che il cinghiale si è adattato a vivere dal livello del mare fino ai 2000 metri e ben oltre anche, e a utilizzare tutte le risorse possibili, sia di tipo alimentare che di occultamento, che di difesa nei confronti dei predatori. Il cinghiale, in poche parole, è una specie vincente. A questo reso anche dalle mutate condizioni ecologiche del nostro territorio. Rendiamoci conto che adesso l'avanzata dei boschi e del cespugliato arriva fino immediatamente a ridosso dei centri abitati. È sparita quell'area cuscinetto, interessata principalmente dalle piccole realtà agricole o agrozootecniche, per cui i cinghiali li ritroviamo immediatamente a ridosso o dentro il centro abitato perché il bosco è arrivato all'interno del centro abitato. Per arginare la crescita esponenziale della popolazione, il dottor Liberatore indica un rimedio naturale, il lupo infatti ghiotto di cuccioli di cinghiale, mentre non crede che la sterilizzazione attraverso i farmaci sia la soluzione giusta.
perché il cinghiale diviene un sottoprodotto non più commestibile e soprattutto perché il cibo lasciato in natura viene ingerito da altri animali selvatici. Meglio allora concentrarsi su una efficace regolamentazione della caccia. La problematica si presenta una multidisciplinarità, anche se allo stato attuale credo che almeno per superare l'emergenza il contenimento cruento sia quello che possa dare i risultati più immediati. Per contenimento cruento intendo la caccia ordinaria, che non può andare, come sappiamo, non può essere protratta per oltre i 3 mesi previsti dalle normative vigenti, alla quale si è stata affiancata, in questo la Regione Molise non è stata certamente a guardare, è stata affiancata dalla cacciatore di selezione, la caccia, l'abilitazione alla caccia di selezione. Sono stati fatti tutti i passi possibili, sono stati abilitati un gran numero, circa 300 credo fino a questo momento, di cacciatori di selezione, ma l'implementazione di questa pratica sul territorio non decolla per tutta una serie di motivi. È chiaro che un intervento a macchia di leopardo, un intervento limitato del tempo, non produce risultati. Quindi la situazione va pianificata nel tempo, va conoscendo il numero degli operatori e cercando laddove possibile di prelevare il massimo con il minimo sforzo e prelevando, ripeto, quelle classi sociali più riproduttive che poi incidono sul tasso di riproduttività della popolazione. Bene, questo è il nostro ultimo servizio. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Il meteo è presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Previsioni del tempo di domenica 1 agosto, tempo stabile e soleggiato salvo innocue velature in transito, temperature senza particolari variazioni, venti deboli settentrionali, mare poco mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 21, massima 31 gradi, Isernia 16-32, Termoli 20-33, Venafro 21-35. Il meteo è stato presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Bene, è tutto per questa edizione. Linea alla regia, consigli per gli acquisti, ma restate con noi perché tra pochissimo c'è un'ampia pagina sportiva. Lo sport in apertura, parliamo di Olimpiadi, termina al primo turno l'esperienza nella prova a squadre della judoka pentra Maria Centracchio, dopo il bronzo nemmeno 63 kg nella prova mista per Team L'Azzurra assieme ai compagni e alle compagne, ha perso al primo turno per 4-3 contro Israele. Per la figlia d'arte, doppia sconfitta sia nel combattimento tradizionale del turno che nel match di spareggio. Ed ora il calcio, parliamo del Campobasso, atteso domani dalla prima uscita importante della nuova stagione al Romagnoli di scena, il blasonato Avellino. Parla mister Cudini e dice contenti di aver confermato il blocco squadra. Sentite allora tutti i particolari dal servizio. Fischio d'inizio alle 16.30 al Romagnoli di scena L'Avellino, in campo il nuovo Campobasso, anzi il vecchio, considerando che gran parte della rosa è composta da calciatori che il popolo rosso-blu conosce benissimo. Confermati, senza battere ciglio, scelta più che convincente quella della società, strategica per il tecnico Mirko Cudini. Sono contento e credo tutta la proprietà e la dirigenza di essere riusciti a riconfermare quei giocatori che volevamo tenere e siamo riusciti a farlo, quindi questo già per noi è un punto di partenza
parlo per noi, perché se il nostro campione, la nostra realtà, dobbiamo essere conci, non è promossa, quindi dobbiamo avere le idee ben chiare. Abbiamo deciso di mantenere il blocco e credo che sia giusto così. Rosa da completare con 3-4 innesti. Cudini ringrazia chi è andato via, Cogliati ed Esposito su tutti, e si aspetta sostituti all'altezza. Per quanto riguarda poi quello che sarà l'attacco, sicuramente ci dispiace aver perso giocatori importanti come può essere Vittorio e Pietro, però credo che saremo in grado di poterli sostituire con caratteristiche forse diverse, non lo so, vediamo quello che riusciremo a fare. Anche se a fare la differenza sarà la compattezza del gruppo e l'entusiasmo che di solito contraddistingue una neopromossa in un raggruppamento, il girone C, con tante nobili decadute. Io credo che Campobasso meriti rispetto e meriti responsabilità, questo è chiaro, quindi a prescindere da tutti, da partire dallo staff, dalla società e dai giocatori che sono e che arriveranno in questa piazza, quindi le responsabilità è giusto prendersele, il campionato sarà importante, però credo che sia altamente stimolante. Credo se noi togliamo l'entusiasmo a questa squadra di voler fare questo tipo di campionato, credo che siamo perdenti in partenza, quindi il gruppo ha grossissimo entusiasmo, ha grossissima voglia di mettersi a disposizione. E con in panchina autentici mostri sacri. Per Cudini, 0 presenze tra i professionisti da allenatore, sarà un onore sfidare Zdenek Zeman, che ha ispirato intere generazioni. Mi fa piacere far parte di questa categoria e mi fa piacere incontrare allenatori importanti. Zeman credo che sia in cima a tutti per quanto riguarda carisma, passato e modo di essere. Per quanto mi riguarda è un grosso stimolo e un grosso onore affrontarlo quando ci sarà la possibilità, però credo sia uno stimolo per tutti, no? La sua presenza in questo girone. Per quanto riguarda gli altri, ci sono allenatori preparati, allenatori navigati, allenatori che hanno fatto molto bene in questa categoria, però poi bisogna andare in campo e dimostrare partita per partita, per questo ho detto. Al di là delle qualità degli altri allenatori, che abbiamo grossissimo rispetto, poi conta quello che noi mettiamo in campo. Tornando al test di domani, formazione quasi scontata. In porta Racichini, dietro da destra a sinistra Fabriani, Menna, Dalmazzi e Vanzan, in mediana in cabina di regia Ladu, con lui Candellori, insostituibile, e Bontà, che però non ha ancora messo nero su bianco al suo posto, eventualmente Tengorang. Infine l'attacco, la punta centrale sarà Rossetti, in attesa di un titolare da urlo, sugli esterni Vitali e uno tra Liguori e Di Francesco, con il primo favorito. Restiamo al Campobasso, perché ha affidato i suoi pensieri a Facebook il bomber Pietro Cogliati, che ha salutato l'ambiente dopo 3 anni fantastici caratterizzati da tanti gol e prestazioni scintillanti. Grazie per questi 3 anni insieme, ha scritto, sono stati 3 anni intensi, pieni di ogni sorta di emozione, dalla più triste quando ci siamo trovati in posizioni in classifica non all'altezza, alla più incredibile fatta di una gioia immensa che si descrive appieno nelle foto di un'intera città in festa. Ringrazio tutti, ha detto Cogliati, tifosi, per l'affetto, la stima e l'entusiasmo che mi avete regalato, mi avete raccontato una storia, la vostra storia, ho cercato di farla ogni giorno sempre più mia fino a sentirmici parte. Ha ringraziato anche la società, tutto l'ambiente, è stata la scelta più difficile della mia vita, ha detto Cogliati, che dunque saluta il Campobasso. Andiamo in Serie D. Massimiliano Montuori, difensore centrale classe 1997, è il nuovo difensore centrale del Vasto Girardi. Il calciatore in passato ha militato con Cavese, Portici, Picerno, Nocerina, Marsala e Notaresco. La firma sul contratto dopo la trattativa che è stata portata avanti dal direttore sportivo Francesco Cangi e dal direttore generale Antonio Crudele. Ancora calcio, nasce AM Juvenes Campobasso, Marco Meo è il presidente, l'iniziativa frutto della sinergia tra le ACLI, Campobasso ed il Mirabello. Ieri pomeriggio la presentazione
ufficiale seguita per noi da Francesco Presutti. Presentazione ufficiale presso la sede della FIGC Molisana di questo nuovo progetto e di questa nuova società, la Juvenes, Scuola Calcio Mirabello e Scuola Calcio Acli insieme, non solo per quanto riguarda il campionato di promozione ma anche per quel che concerne il settore giovanile delle due storiche scuole calcio. Ascoltiamo le parole di Marco Meo, presidente della Juvenes. Marco Meo, presidente della Juvenes, questa nuova società che nasce, Marco, dall'unione tra le Acli e la Scuola Calcio Mirabello. Sì, assolutamente, è un progetto che parte già dall'anno scorso, fortemente voluto dalle Acli e dal Mirabello, e praticamente da questo progetto abbiamo incontrato l'imprenditore molisano, da tutti conosciuto, Peppe Camardo, che aveva in mente di riportare in vita la vecchia Juvenes, lo storico club campobassano, e considerato che avevamo diversi punti in comune c'è stato questo connubio e quindi è nata questa nuova polisportiva M Juvenes Campobasso. Ecco, quali sono gli obiettivi principali, Marco? Gli obiettivi principali, diciamo, allora nasciamo sicuramente come scuola calcio, settore giovanile, e con gli amici del Mirabello abbiamo voluto costituire questa nuova società dove diciamo due scuole calcio blasonate, storiche qui di Campobasso, faranno confluire i migliori giovani e i migliori tecnici per dare più qualità e per cercare naturalmente di tirare fuori qualche campioncino e magari vederlo sui campi di calcio professionistici. Sia parlando di attività del calcio, diciamo promozione, no? Ma anche delle scuole calcio, la passata stagione è stata piuttosto, insomma, tormentata. Ecco, cosa vi aspettate? Soprattutto, ecco, dipenderà, Marco, dall'andamento della pandemia, e si spera però che le attività possano continuare, se non regolarmente, quasi. Ma lo dicevo prima, allora innanzitutto ce lo auguriamo per l'economia mondiale, perché veramente, diciamo, questa pandemia ci ha toccato profondamente a livello economico. Per quanto riguarda poi il mondo del calcio è un mondo monco, così diciamo, vedere lo sport in generale e anche il calcio senza tifosi, senza tutto ciò, tutto il mondo, tutto l'entourage che gira intorno a queste attività è veramente deleterio, insomma. Anche l'atleta non si sente poco stimolato, diciamo. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.